Il progetto che abbiamo presentato oggi alla stampa è per noi una grande fonte di orgoglio perché ha visto insieme lavorare e vedrà in questi mesi lavorare tanti uffici diversi su degli spazi e con un obiettivo comune, partendo da luoghi che sono magari di degrado, di luoghi da dover riutilizzare, da mettere in campo in un sistema di comune diffuso all'interno della città. Allontanandosi dal centro storico e avvicinandosi ai cittadini in tutte le parti della città, promuovendo un'azione di benessere sociale che non è solo cura della malattia. Noi dobbiamo uscire dal Covid con un'idea di salute a 360 gradi e la salute parte inizialmente dalle buone relazioni che abbiamo nella nostra vita, dal saperle coltivare e da saperle attivare anche in luoghi che possiamo utilizzare al meglio. Quindi il progetto si svilupperà con queste due branche, che saranno il software, che quindi è la digitalizzazione. La tecnologia in questo periodo di pandemia ha aiutato molte persone, tuttavia anche la tecnologia ha bisogno di essere aiutata nel andare incontro al cittadino e non nell'isolare il cittadino. In questi spazi, in questo hardware, in questi forum urbani, in questi spazi ricreativi di interconnessioni fra le generazioni diverse, dai bambini agli anziani, da chi può insegnare un antico mestiere come a fare la piadina, da quello che sono le nostre capacità, le nostre abilità, le nostre inclinazioni e i nostri desideri. Tutto questo vede oggi la luce con un progetto veramente multiforme e condiviso da tutta l'amministrazione comunale.